Buongiorno ragazze, nuovo Vlogmas, Vlogmas numero... Oddio, penso sia il Vlogmas numero 12 e niente, vi faccio vedere perché sono seduta qui, a parte il buco che ho nelle pantacalze. Vi spiego perché sono seduta qua per terra e dopo apriremo il calendario dell'avvento, non vi preoccupate. E sono seduta qua per terra perché voglio fare delle foto per il mio Depop. Guardate, infatti vi faccio vedere cosa sto facendo. Ecco, come vedete ho praticamente qui messo una pelliccia che vendo e l'ho appesa qui perché così gli riesco a fargli la foto e dopo la inserisco su Depop, appunto. E farò così per altri capi come degli stivali e altre cose che sono appese qua. Quindi se vi può interessare... Il mio Depop lo trovate sempre nel link in descrizione, comunque basta che cercate Carolina Chiari o Carol Chiari, non mi ricordo bene il nome, però comunque lo trovate nel box informazioni. Momento del calendario dell'avvento, oggi devo aprire anche l'11 che era ieri. Durante i 2 giorni di Venezia, l'8 e il 9, li avevo fatti aprire a mia mamma e che ha aperto anche il 10, perché il 10 praticamente non sono stata a casa mai. E quindi questi tre li ho fatti aprire a lei. E ieri non sono riuscita ad aprirla perché comunque ero via anche ieri. E quindi apro adesso sia l'11 che il 12 con voi. Yay! Ecco, il Bounty e lo Snickers. Zac! Che buoni! Allora, mi sto preparando il pranzo e ho messo su queste due coccole, si chiamano, che sono praticamente appunto queste qui, sono spinaci, fagioli, broccoli, fagiolini, scusate, e hanno degli ingredienti ottimi, quindi se vi può interessare, io li avevo comprati all'Ipercop, guardate questi sono gli ingredienti se vi possono interessare, e sono facilissimi da preparare perché si possono fare sia in forno sia in padella. E sono praticamente super veloci da mangiare e anche molto gustose, secondo me. Pranzo pronto. Allora, prosciutto, quelle coccole di prima e formaggio la feta, gallette e se me ne andassero altre ne ho altre lì e un po' di ketchup se lo voglio mettere sulle gallette. E buon appetito. Adesso io mi mangio una mela dopo pranzo. E mi guardo tutti i Vlogmas arretrati, cioè pensate ragazze, come voi saprete sicuramente nel mese di dicembre tutte le YouTuber fanno un sacco di video e allora io ne ho tantissimi da guardare, devo guardare quelli del 6 dicembre in poi, oggi è il 12 dicembre quindi fate voi, ho un sacco di video da guardare. Guardate infatti quanto è in giù questo cursore, come si chiama, non lo so. Comunque adesso appunto mi mangio questa mela e mi rilasso un attimino. Allora, ho avuto un problema con questa noce di cocco, cioè non riesco ad aprirla, ho fatto un gran casino ed è molto dura, non riesco ad aprirla. Quindi la lascio qua e stasera mi farò aiutare da mio babbo. Allora mi faccio
uno yogurt e vi faccio vedere come faccio io a fare questo qui. Ho preso una fetta biscottata che adesso andrò a sbriciolare a fare da base, vi faccio vedere. Ecco, questa è la fetta biscottata schiacciata praticamente, spezzettata. Adesso ci metterò questo yogurt alla fragola. Ecco, merenda pronta, ci ho messo lo yogurt e sopra ci ho messo i Kellogg's cereali. Vedete sotto c'ha tutte le fette biscottate. È tornata mia mamma e mi ha portato due pacchi. Tra l'altro in questo momento, sentite. Sta guardando il vlog di Venezia. Comunque, adesso apriamo questi due pacchi insieme. Una crema che adesso non mi ricordo che uso ne volevo fare, però dopo mi andrò a informare. E boh, costava tipo 1 euro, 2 euro e forse per i punti rossi, per i brufoli, cose varie. Comunque l'ho provata a prendere, non so se la userò, però vedremo. Oddio. Un'altra crema. Questa è una maschera. La maschera penso sia la maschera che per il viso, per i punti neri, cose varie. Sempre una cosa coreana, giapponese. Credo sia quella nera. Vediamo, la apro subito che sono curiosissima. Bubble Clay Mask. Keep skin young and beautiful, keep skin energetic. Apriamola, apriamola. Come si apre? Davanti è così. E boh. Però questa è scritta in inglese, quindi riuscirò a capirci qualcosa. Quindi speriamo in bene, magari in un video, anche in un vlogmas ve la farò vedere. Quindi se non in questo vlogmas, iscrivetevi così ve la faccio vedere nei prossimi vlogmas, se vi interessa. Fatemi sapere se vi interessa. Vediamo come è fatta. Ho rischiato. Quindi queste erano le cose che mi sono arrivate e adesso sono le 7:15 e ho iniziato ad avere un po' fame, vedo cosa cucinare per cena. Cena con dei ceci e due uova, anzi, con il formaggio sottiletta. E messo sopra, infatti vedete com'è filante, wow! Ragazzi, io sono sul divano, sto già editando il video di oggi e niente, sto anche guardando selfie col programma della Simona Ventura, ma lo sto tenendo giusto in sottofondo perché mi sto concentrando soprattutto su YouTube. Infatti adesso vi voglio assolutamente rispondere a tutti i bellissimi commenti che mi lasciate. Quando voi mi lasciate, vi ringrazio perché quando voi mi lasciate un mi piace è un gesto piccolissimo, ma che davvero a me mi fa capire se a voi un video è piaciuto davvero. Se ne vorreste altri simili, dico tutto questo per farvi capire che se io vedo che un video ha pochi mi piace, penso che a voi non sia piaciuto e perciò magari non lo ripropongo, non faccio qualcosa di simile. Se invece vedo che voi mi dite nei commenti o comunque con i mi piace, mi fate capire che un video che io ho fatto lo apprezzate davvero tanto, io capisco che voi volete vedere più cose di quel genere e vi volevo appunto ringraziare perché comunque mi state lasciando sempre comunque commenti carinissimi e quindi adesso vi rispondo a tutte, assolutamente ci tengo, lo sapete. Domani andrò da mia nonna, lo sapete. Dai, voglio cercare questa volta di vloggare di più, riprendere un po' di più anche da mia nonna, cercare di
portarvi con me un po' di più anche nei giorni in cui sono da lei. Il vlog per oggi finisce qui, vi mando un bacione grandissimo e alla prossima, domani!